Tantissima questa slide perché le plastiche possono essere classificate in base alla loro biodegradabilità o in base alla loro origine. In base alla loro origine possono essere plastiche di tipo fossile oppure rinnovabile. Se io parto dalla biomassa sono bioplastiche a base rinnovabile, se io parto dal petrolio sono plastiche a base, scusate, fossile. Possono essere biodegradabili o non biodegradabili, e questo vedremo. Ma che cos'è una bioplastica in base alla European Bioplastic Association? Una bioplastica è un materiale plastico che possa essere o, attenzione, biodegradabile, o è fatto a base rinnovabile, oppure tutte e due. Per la fattispecie, la plastica classica è quella che qui ho fatto in arancione, per fortuna mi ha tenuto il colore, e quindi è un coloraccio, e mettiamola così, scusate la battuta, quali sono le classiche? Polietilene, polipropilene, le poliammide, i poliuretani, il PET, il polistirene, il polivinilcloruro e così via. Sono plastiche di origine fossile e non biodegradabili. Sono quelle che diventano emblema di inquinamento, sono quelle che, con le quali è associato il concetto di estrema ecotossicità della plastica. Tutte le altre, quelle in verde un po' militare e in verde un po' bandiera, sono invece bioplastiche. Perché? Perché o sono fatte a base rinnovabile, o sono biodegradabili. Ecco qui che, attenzione, quando io parlo di poliolefine, parlo per esempio di polietilene e polipropilene, le stesse poliolefine possono essere classificate come plastiche normali o bioplastiche, a seconda che siano fatte dal petrolio oppure dalla biomassa. Spero che sia chiaro questo concetto. La bioplastica è bioplastica non tanto per la molecola, ma perché o si degrada, o è fatta da una base rinnovabile, o ancora meglio, tutte e due. Nel caso del tutte e due ci troviamo per esempio l'acido polilattico, l'acido policlicolico, i polidrossi alcanoati e il polibutilene succinato. Bene, detto questo, perché le bioplastiche? Perché sono importanti le bioplastiche? Sicuramente perché c'è una consapevolezza ambientale molto importante da parte dei consumatori. Ma anche perché ci sono delle legislazioni che impongono restrizioni sugli usi di polimeri con alta impronta di carbonio, e di questo abbiamo spiegato che cosa vuol dire, quindi non lo ripeto. L'industria come dire, si focalizza su materie prime, su feedstock, su materie prime a base rinnovabile, e soprattutto perché queste materie prime a base rinnovabile permettono il sequestro della CO2, che verrà successivamente reimmesso in atmosfera alla fine della vita del prodotto, e che quindi però questo sequestro permette una impronta di carbonio praticamente nulla. E che cos'è che previene il boom delle materie bioplastiche? Sicuramente il fatto che i costi sono ancora alti o altissimi, e il fatto che le proprietà meccaniche non sono sempre eccezionali. Una cosa importante, le bioplastiche che abbiamo sintetizzato in laboratorio, dopo alcuni mesi le ritroviamo liquide, le troviamo sfasciate. Questo è ovvio perché sono materiali biodegradabili. Questo concetto non è sempre ben chiaro. Non posso fare come dire, un oggetto di lunga durata, quali per esempio un tavolo di plastica per intenderci, con l'acido polilattico, perché lasciato fuori o lasciato in condizioni o comunque il tempo, piano piano lo porterà a biodegradarsi. Quindi è chiaro che tutto ciò che è degradabile è bello perché ritorna all'atmosfera senza produrre nuove emissioni, ma ritorna all'atmosfera, o meglio alla biosfera, e quindi poi non ce l'ho più. Questo concetto a volte non è sempre chiarissimo.
Abbiamo lavorato col polilattato e ci lavorerete voi. Il polilattato è importantissimo nel packaging, nel food packaging, nel settore tessile, nei trasporti e soprattutto nel settore biomedico. Il problema del PLA nel settore biomedico è che viene sintetizzato, e all'inizio anche noi lo sintetizzavamo così, con un catalizzatore di stagno, uno stagno in realtà è un etil esanoato che viene chiamato octoato, ma in realtà è un esiloctoato. Bene, questo catalizzatore di stagno, immaginate di avere una protesi a base PLA nel vostro corpo, e quando questa protesi si va a degradare, il PLA vi si depolimerizza nel corpo e vi rilascia il catalizzatore di stagno, che è tossico. Non mi pare che sia il caso. Ciò che vogliono provare a fare i nostri ragazzi dell'anno scorso, con i quali è stato fatto un percorso di educazione civica sulle bioplastiche, ma che poi hanno fatto tutto un corso che abbiamo seguito insieme di formazione con il Rotary, e poi tutta una serie di progettualità, la progettualità è stata sviluppata proprio a livello industriale, è proprio questo, la sostituzione di un catalizzatore con uno non tossico. Anche il sale da cucina potrebbe funzionare. Bene, andiamo avanti. Quali sono quindi gli scopi della sintesi di queste bioplastiche che poi sintetizzerete anche voi? Che cosa farete? La sintetizzerete? Speriamo di poter riavere indietro il nostro gas cromatografo, perché sarebbe molto bello caratterizzare le proprietà degli acidi, scusa, non degli acidi, dei composti volatili rilasciati. E far capire, vorrei che capiste che come si dice, con un piccione, no, con tante, no, con tanti piccioni con poche fave. In che senso? Mi spiego. Che da una parte l'uso degli scarti alimentari, se elimina i costi di smaltimento degli scarti, riduce, come vi dicevo prima, il costo del materiale finale. E in questo modo si evita anche di prendere delle risorse edibili come materiale di partenza. Questo è un discorso molto importante, perché in tutti questi anni il dibattito fondamentale è sulla eticità del prendere le crops, le messi, i prodotti agricoli che sono anche per uso alimentare, per farci biodiesel, per farci bioplastiche. È etico in un mondo che ha fame prendere gli scarti, scusate, prendere i prodotti agricoli per farci questi materiali? La domanda è difficile. Si parla di land competition, si parla di competizione sulla terra. Ci faccio cibo o ci faccio materiale? Se gli atomi di carbonio non li prendo più dal petrolio, li devo prendere da dove questi atomi di petrolio? Dalle masse, dalle biomasse, ma queste biomasse, questa terra potrebbe essere usata per coltivare cibo. Spero che sia chiaro che prendendo gli scarti questo problema non lo ho. È chiaro che lo scarto è un oggetto microbiologicamente non così stabile, quindi diventa ancora più demanding, direi ancora più difficile riuscire a come dire, maneggiare come materia prima per ottenere gli atomi di carbonio, addirittura uno scarto. Ma ce la faremo. Per quanto riguarda l'acido lattico, qui vi lascio come dire, anche una serie di riferimenti bibliografici, perché se l'acido polilattico o il polilattato viene ad essere prodotto dall'acido lattico, dove lo prendiamo l'acido lattico? Dagli scarti dei ristoranti? Dai residui del mais, della parte lignea del mais, dalla mucillagine del caffè, dalla pellicina esterna del riso, dal malto, eccetera, eccetera, dagli scarti della produzione dell'ananas. Qui vedete che le possibilità sono infinite. Una molto importante è il whey. Whey significa, penso qualcuno di voi magari lo sa, è il siero del latte
dell'industria dairy, cioè dell'industria casearia. E come al solito, l'industria casearia contiene lattosio, naturalmente il lattosio può essere fermentato da acido lattico. Quindi ecco, in questa slide vuole farvi capire quanto l'acido lattico, quali possono essere le fonti preziose per il monomero che andrà a costituire l'acido polilattico che voi sintetizzerete. Altro esempio pratico, come si fa dallo scarto proprio municipal, cioè dall'organico, dal cassonetto, ok? Si macina tutto con acqua. Si rimuovono, diciamo, si fa in modo che il processo di saccarificazione, si arriva ad un processo di saccarificazione perché poi il lattobacilli, in particolare il rhamnosus, ma anche il paracase, e ce ne sono anche altri, riescano a fermentare quegli zuccheri e riescano a dare, notate bene, 61 grammi, scusate, per litro di acido lattico con una purezza del 98% ottica, che è una purezza che ci sogniamo con la sintesi normale, la sintesi chimica. Bene, allora quale sarà la polimerizzazione che voi farete? E quindi vi ripeto, questa è una introduzione alla lezione pratica che speriamo di fare appena ritorniamo in presenza. Prenderete l'acido lattico, lattico può essere sottoposto a condensazione perché qui vedete una funzione alcolica e qui vedete un gruppo acido. Vi chiedo di ripassare chiaramente la chimica dell'esterificazione, esterificazione che vi porta immediatamente un acido polilattico. E quello che voi farete è semplicemente questo passaggio. Ci sono passaggi successivi industriali più complicati sui quali io in questa sede soprassiederei. Partiamo, voi par la sintesi classica parte dallo stagno octoato come catalizzatori, ma vi farò usare, come vedrete, dei catalizzatori che invece non hanno il problema del rilascio di una sostanza tossica. Utilizzeremo dei metalli alcalino, alcalino terrosi e anche altro. Bene, abbiamo parlato delle bioplastiche, lì ci lavoreremo. Breve carrellata sempre sullo scarto di cibo. Che cosa ci può dare lo scarto di cibo prima di farci la fermentazione anaerobica? Vi ricordate che vi ho detto che il modo di utilizzare gli scarti di cibo classico era appunto la fermentazione. Ma prima di fare quello, in un concetto di biocascata posso estrarre qualcosa. Cosa posso estrarre dagli scarti di cibo? Posso estrarre nutraceutici. Nutraceutica è una parola coniata da De Felice nel 1989 e viene definita come una parte, una molecola, una parte di un cibo che ci dà un beneficio di salute o medico, includendo in essi la prevenzione, non solo quindi il trattamento di una malattia, ma anche la prevenzione. Quali sono gli nutraceutici più importanti? Sono i polifenoli, gli alcaloidi, i carotenoidi, prebiotici, i fitosteroli, i tannini, certi acidi grassi, i terpenoidi, le saponine e la fibra solubile ed insolubile. Tutti questi, ragazzi, possono essere oggetto di sviluppo di una bioraffineria ad hoc a partire dagli scarti alimentari. Parliamo solo di alcuni. I fitosteroli sono quelli di una nota marca del quale non faccio nome perché la pubblicità, non voglio fare pubblicità occulta, ma sapete che c'è uno yogurt che vi dice che ci sono, per abbassare il colesterolo, dei fitosteroli vegetali. Basterebbe dire steroli vegetali perché fitos vuol dire appunto pianta. I fitosteroli abbassano il colesterolo perché il simile scioglie il simile, lo dicevano i latini, vi ricorderete, similia similibus solvuntur, e quindi il trattamento può essere preventivo per chi soffre di questa patologia. In generale tutte queste molecole possono avere funzioni importanti. Fra cui in generale quella della funzione antiossidante è quella più conosciuta. La funzione antiossidante è quella più conosciuta
E su questo, anche su questo, mi piacerebbe che voi poteste mettere le mani, perché con il progetto della Regione Marche lavoreremo in questa settimana. Noi faremo dei rientri per fornire dei dati nel progetto in cui siamo coinvolti, e anche su questo, appunto, il potere antiossidante è importantissimo, perché voi sapete che ad ogni atto respiratorio noi invecchiamo, invecchiamo perché nella catena dei citocromi che studierete quando farete il metabolismo, vedrete che gli elettroni che vengono palleggiati da un citocromo a un altro fino a raggiungere l'ossigeno, questi elettroni possono sfuggire nella membrana mitocondriale interna e andare a creare acqua ossigenata. L'acqua ossigenata si dissocia e forma due radicali HO puntino. Il radicale idroperossidico è estremamente reattivo e rompe e rovina tutto ciò con cui viene in contatto. Perché vi viene detto di mangiare 5 porzioni al giorno come prevenzione per tutta una serie di malattie, compreso il cancro, 5 porzioni al giorno di frutta e verdura? Perché la frutta e la verdura, ma anche i loro scarti, e spesso i loro scarti, se penso alle bucce di certa frutta, contengono molecole che sono polifenoli, spesso antiossidanti. Qual è il ruolo dell'antiossidante? L'antiossidante va a catturare quei radicali di cui vi parlavo prima e è un po' come se si sacrificasse lui al posto nostro. È come se il radicale, incontrando una buona dose di antiossidante, andasse a rovinare l'antiossidante e lasciasse magari intatte le nostre membrane, il nostro collagene, è il meccanismo con cui vengono le rughe. Il collagene viene rotto da questi radicali liberi che si vanno formando, come vi dicevo, ad ogni atto respiratorio. Se, perché molte creme di bellezza vengono, come dire, pubblicizzate come creme antiossidanti? Proprio perché l'antiossidante permette al radicale libero di reagire con lui e in questo il radicale libero viene neutralizzato e non va a rovinare la struttura cellulare e la struttura del derma, il collagene in particolare. Quindi, detto questo, i nutraceutici possono essere recuperati dagli scarti alimentari, in particolare i polifenoli possono essere ottenuti da una serie di scarti di tutta la frutta che qui vi ho indicato, veramente da tutta la frutta, e adesso trovate una classificazione come il vostro riferimento, e ricordate da questa lezione che 5 porzioni al giorno di frutta e di verdura prevengono, 5 porzioni provengono tutta una serie di malattie. Alcuni nutraceutici specifici. Lo scarto di cipolla, la quercitina dallo scarto di cipolla protegge le cellule durante la chemoterapia o la radioterapia. L'axantina, che è un carotenoide che viene ad essere trovato negli scarti dei gamberetti e da esso viene, sapete che è giallognolo il gamberetto. Noi non ci mangiamo, chiaramente la crosta del gamberetto viene buttata via, ma da questa crosta può essere tirata fuori l'astaxantina, che ha addirittura proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, cardioprotettive, antipertensive, ma anche addirittura in studi preclinici anticancro. Parliamo degli acidi grassi omega 3, che sono quelle pasticche che si comprano forse a 50-60 euro in farmacia, e sono per esempio l'acido docosa esaenoico, docosa esaenoico o eicosa pentaenoico, l'EPA e il DHA, che vengono estratte dagli scarti anche dei pesci e sono costosissimi. Quindi ecco, questi sono alcuni esempi specifici che mi piace come cultura generale potervi appunto offrire. Possiamo andare avanti con le proteine del siero del latte. Il latte veniva un tempo assolutamente buttato via,
adesso si dice from the gutter to the gold, dal scarico, gutter è proprio lo scarico, quasi la fogna, ad oro, il siero del latte dell'industria alimentare, che era un problema enorme, diventa una risorsa enorme perché i bioattivi, i peptidi bioattivi hanno influenze mediche anche cardiovascolari importantissime. Ci sono proteine minori importantissime, i beveroni che si bevono appunto gli atleti sono fatti con le proteine del siero del latte, ma dal siero del latte si può ottenere per esempio il lattulosio che in farmacia si compra per chi soffre di stipsi cronica e poi non ve la faccio lunga, ma tutta una serie di molecole, poi lo vedremo in una slide meglio, possono essere recuperate dal siero dell'industria, dallo scarto dell'industria casearia. Ancora piccoli esempi, possiamo pensare alla bromelaina che viene recuperata, anche questa si vende in farmacia, per farvi capire quanto la chimica ha lavorato, si può ottenere dallo scarto di ananas. È un enzime proteolitico che ha proprietà infiammatorie, è presente anche nelle creme anticellulitiche e viene recuperato dagli scarti appunto dell'ananas. E poi dalla cartilagine di molti pesci può essere usato il chondroitin sulfate che viene usato nel trattamento delle malattie della cartilagine, quindi con le osteoartriti e così via. Bene, la lezione si fa, entra un attimo nel vivo, cercherò di essere rapida perché poi queste cose le vedremo per altri motivi come tecniche preanalitiche, quindi qui faccio solo una carrellata, perché tutte queste meravigliose molecole nella bioraffineria, con quali tecniche si possono estrarre, qual è la tecnica estrattiva per il recupero delle molecole ad alto e ad altissimo valore aggiunto? Perché ragazzi, vi faccio l'esempio degli acidi grassi che si prendono in pasticche in farmacia. Una confezione costa 70-80 euro e io la prendo dagli scarti di pesce che dovrei buttare via. Capite che siamo in zone di alto ed altissimo valore aggiunto. Quali sono queste tecniche estrattive? Le tecniche estrattive hanno bisogno sicuramente di quattro step fondamentali. Esse rappresentano sostanzialmente il terzo step, ma prima di loro è necessario un pretrattamento, è necessario separare molecole piccole da quelle grandi e poi dopo l'estrazione sarà necessaria una purificazione ed un isolamento fino alla formazione del prodotto. Rapidamente il pretrattamento, ragazzi, dei campioni in una bioraffineria, se il campione è solido, normalmente si macina in vari modi o si attacca da un punto di vista biochimico, quindi si fa un'idrolisi, ma più generalmente appunto il metodo fondamentale è quello della macinazione. Se invece il campione è acquoso o si cerca di asciugare con metodi termici, dielettrici o anche col freeze drying, con il freddo, con la sublimazione dell'acqua a freddo, oppure c'è una asciugatura, potremmo dire, meccanica. O ci sono ancora tecniche ulteriori di cui in questa sede non parliamo, ed è quella dell'asciugatura foam mat. Per quanto riguarda quella meccanica, asciugatura o meglio allontanamento della parte acquosa, pensate a tecniche come la centrifugazione, la filtrazione e l'espressione, quindi spremere potremmo dire, e così via. Per quanto riguarda la separazione delle molecole piccole dalle grandi molecole, c'è tutta una serie di metodologie. La più semplice è la filtrazione, ma anche l'estrusione, e la filtrazione comunque rimane quella sicuramente fondamentale. Per quanto riguarda invece l'estrazione, di questo parleremo bene da un punto di vista. Perché l'estrazione non serve solo in industria, serve anche per fare l'analisi, quindi di questo parleremo bene quando parleremo di tecniche estrattive e tecniche preanalitiche. Vi dico solo che il SOXLET è la tecnica più antica e ci sono alcune tecniche che sono invece, come dire, possono essere utilizzate in maniera più proficua. Fra una di queste è quella con ultrasuoni.
l'ultrasound assisted extraction, la supercritical fluid extraction e ancora la pressurized liquid extraction e così via. Di questo appunto riparleremo perché si utilizzano anche per fare l'analisi. E quindi lì approcceremo i concetti base dell'estrazione e che cosa può fare la chimica verde. Può cercare di essere più efficiente da un punto di vista energetico, di usare solventi grass. Che cosa significa solvente grass? Grass non vuol dire grasso, sta per generally recognized as safe, cioè un solvente generalmente riconosciuto come salubre. Fra questi ricordiamo per esempio l'etanolo, chiaramente, e quindi transitare da un solvente organico classico, il classico esano, eptano, a solventi ritenuti non pericolosi è uno dello scopo dell'estrazione della chimica verde. Di questo comunque riparleremo. Anche di questo non lo vediamo qui, scorriamo. Sì, qui nel file comunque trovate tutta una serie di scarti di cibo. Con che cosa posso ottenere da quello scarto di cibo? C'è un riferimento e c'è una tecnica. La supercritical fluid extraction in questo è una delle tecniche sicuramente principe. L'estrazione assistita con le microonde allo stesso modo è un'altra tecnica che ci permette con un forno a microonde di aiutarci molto. Anche qui vi lascio una tabella con i target compound e quello che si potrebbe fare. Ultimo aspetto è la purificazione e l'isolamento del composto target. Quali sono le tecniche purificative? La cromatografia che voi vedete in campo analitico, in campo industriale diventa una tecnica di purificazione. La filtrazione è anch'essa una tecnica di filtrazione, la dialisi, e in tutte queste forse una parola va, come dire, va in spesa per il magnetic fishing. Posso recuperare una molecola target attaccando ad essa delle particelle magnetiche, penso per esempio a delle nanoparticelle di ferro, che portano dei gruppi che posso poi ricatturare in vario modo. Poi con un magnete diventa banale recuperare la molecola che mi interessa all'interno di un mare magnum. Bene, per ultimo stiamo finendo, arriviamo alla bioraffineria degli zuccheri e con questa slide vi voglio significare che possiamo arrivare alla come dire a tutta una serie di molecole e le vedremo dopo significative per la chimica partendo semplicemente dagli zuccheri, ma ancora la bioraffineria forse più interessante è, come vi stavo dicendo, quella dello scarto dell'industria casearia, cioè il siero del latte. Dopo una microfiltrazione per rimuovere le particelle più grandi, quindi i batteri, la caseina e le micelle anche grasse, eccetera, posso applicare alcune strategie. Posso fermentare il lattosio, immediatamente andare direttamente alla fermentazione e ottenere per esempio l'acido lattico, ma anche la penicillina, l'etanolo, le single cell protein, delle proteine particolari. Oppure il lattosio può essere idrolizzato in glucosio e galattosio, oppure posso farci quel lattulosio che poi si vende in farmacia per la stipsi. Quindi posso direttamente, non fare nulla, prendere questo siero, filtrarlo e fermentarlo. Oppure posso semplicemente concentrare i solidi, mandare via l'acqua attraverso una evaporazione e ottenere una polvere di siero asciutto che poi viene spesso utilizzato, siccome è ricchissimo di proteine, viene utilizzato dagli atleti e nelle palestre.
Oppure questi solidi li posso andare a frazionare per, da una parte, recuperare le proteine e dall'altra parte ottenere un liquido che può essere, come dire, desalinizzato perché c'è molto NaCl e può essere quindi allontanata la parte salina. Cosa ci si fa con le proteine? Con le proteine, con ulteriori filtrazioni, si può arrivare a tutta una serie di, come dire, di proteine ben specifiche e quindi si può arrivare anche a dei singoli peptidi bioattivi e quindi ad un frazionamento puntuale di tutte le proteine che sono presenti nel siero del latte. Questo può essere molto importante perché se con la concentrazione dei solidi vi beccate un sacco di zuccheri anche di NaCl, c'è tutto, c'è lo zucchero, c'è il sale, c'è la proteina, facendo questo tipo di frazionamento potete andare al whey protein concentrate, che è appunto un concentrato solo di proteine e per chi fa palestra potrebbe avere interesse ad avere questa frazione, solo quella proteica. Bene, per ultimo le due slide più importanti di tutte. Se dal petrolio, dal gas naturale, anche dall'SO2 riusciamo a formare attraverso la chimica del passato che è indicata in questa meravigliosa slide, che è una slide di tecnologie sostanzialmente. Dal petrolio riusciamo a fare praticamente tutto, lo vedete che queste linee ci portano praticamente da tutte le parti. Ripeto, questa è la slide della meravigliosa chimica petrolchimica, questa è la slide della ancor più amazing, meravigliosa chimica delle biomasse con lo zucchero e con la cellulosa e con l'emicellulosa, con la lignina, io posso ottenere, scusate, ho detto lo zucchero, volevo dire con l'amido, con tutti questi posso ottenere degli zuccheri singoli. Avete visto prima che gli zuccheri singoli possono essere a 2, 3, 4, 5 atomi di carbonio, posso ottenere quindi tutto ciò che ha fino a 6 atomi di carbonio, posso ottenere tutta una serie di molecole piattaforma che attraverso una chimica, ragazzi, che ci dobbiamo ancora completamente inventare perché non è una chimica finita, si può ottenere dai building blocks una serie di prodotti chimici secondari, si può arrivare a degli intermedi e poi arrivare ai prodotti finali. Industriali, per il trasporto, per i tessili, per il cibo, per l'ambiente, per la comunicazione, per l'housing, per la nostra vita ricreativa, per la salute e per l'igiene. Non sto qui a dirvi che il sapone, le saponine che per esempio possono essere ottenute dai legumi, non sto qui a dirvi che come possono essere anche utilizzate in altri ambiti.